L'USB, Unione Sindacale di Base, informa che sarà presente alle elezioni per il rinnovo delle RSU delle 17, 18 e 19 aprile in comune a Sanremo. Contro le privatizzazioni, si legge nella nota stampa, per contrastare l'attacco che tutti i lavoratori di questo ente hanno subito, anche i più ligi al dovere, per riconquistare la propria dignità, per prendere in mano il proprio futuro lavorativo contro il vergognoso contratto firmato da CgL, CISL, WILL e CSA. La campagna mediatica contro i fannulloni ed i furbetti del cartellino è stata orchestrata per indebolire i lavoratori del pubblico impiego e per giustificare future privatizzazioni e riduzioni di personale. Inoltre, aggiungono i sindacati, hanno costruito attorno ai lavoratori del pubblico impiego un clima ostile con la complicità anche dei sindacati collaborativi. Eppure i servizi anche al comune di Sanremo hanno funzionato in questi anni, contando solo sull'abnegazione di molti lavoratori, a discapito della mancanza di risorse e di una dirigenza che non ha dimostrato grandi capacità e attenzione nonostante i lauti stipendi. I lavoratori sono andati avanti senza aumenti salariali con un continuo stilicidio di norme costruite ad arte per penalizzarli. Quello che i dipendenti del comune di Sanremo hanno subito è stato un colpo pesantissimo, a carico anche della maggior parte dei lavoratori, che hanno sempre fatto il proprio dovere. La rilevanza dei fatti sui media ha aggravato ulteriormente la posizione dei lavoratori, lavoratori che hanno pagato un prezzo altissimo. Condanniamo, concludono infine i sindacati, i comportamenti delittuosi di alcuni lavoratori, che con la loro condotta hanno penalizzato anche tutti gli altri dipendenti che operavano da decenni con onestà ed impegno.